Io non so se siete Terribile. riusciti a capire bene quello che ha voluto trasmettere con queste parole. Accidenti. Allora, riassumiamo velocissimo. Circa 30-40 anni fa c'è stata una regia mondiale, a dirlo non è Francesco Amodeo, è l'ex presidente della Banca del Vaticano, persona serissima, che se anche avesse detto tutte bugie, però si sono realizzate tutte. Quindi noi dobbiamo renderci conto che si è tutto realizzato. Lui dice c'è una regia mondiale. L'idea è quella di portare a un grande reset economico, politico e sociale, per motivi che noi non conosciamo. Il primo punto di questa agenda era la riduzione, il crollo delle nascite. E dice che ci sono riusciti, infatti basta guardare i numeri, lui nell'intervista integrale fa vedere anche i numeri, quindi ci sono riusciti. Come ci sono riusciti a creare il crollo delle nascite senza nessuna misura ufficiale di contenimento delle nascite? Primo punto interrogativo. Dopodiché dice... Essendo crollate le nascite, hanno fatto un grosso errore perché si sono resi conto che parallelamente crollava il PIL in Occidente, perché ovviamente la crescita della popolazione e la crescita del PIL sono una correlazione perfetta. Per rimediare al crollo del PIL, mentre era un periodo in cui stavano mettendo in essere tutte politiche e propaganda ambientalista che bisognava salvare il pianeta addirittura, lui cita un professore di una famosa università americana che si fece sterilizzare pubblicamente per far capire quanto fosse importante ridurre la popolazione per il bene del pianeta. Mentre propagandano questo, si rendono conto che il crollo della popolazione ha fatto crollare il PIL e decidono invece di indurre le politiche consumistiche, quindi indurre il consumismo come stile di vita. Quindi rimpiazzare meno consumatori con consumatori che consumano il triplo e il quadruplo. Quindi affanculo tutte le politiche ambientaliste. Era ovviamente come oggi una copertura, una maschera. Non contenti di questi, hanno bisogno che i consumatori consumino sempre di più. Come fanno? Hanno bisogno di abbassare il costo dei prodotti. Come lo fanno? Delocalizzando in Cina, quindi deindustrializzando l'Occidente e industrializzando l'Oriente, cioè la Cina, ai danni del nostro paese soprattutto. Oltretutto, poi che cosa accade? Ultimo punto. Che le crisi bancarie, perché ovviamente i consumatori trasformando i risparmi in consumi, hanno mandato in tilt le banche che si sono dovute rifare con gli strumenti finanziari derivati che hanno creato la crisi del 2007. Dopodiché, ultimo punto e concludo, il crollo delle nascite crea l'invecchiamento della popolazione, che è un problema a cui dovevano far fronte. E Gotti Tedeschi lo dice nel video, dice hanno provato in maniera naturale, diversi tentativi per far fronte a questi problemi causati 50 anni fa, non ci sono riusciti. A un certo punto, come per incanto, arriva una pandemia che, guarda caso, risolve parte di questi problemi che non c'era modo di risolvere altrimenti. Nessuno vuole fare il complottista, ma ragioniamo su queste parole e ragioniamo su quello che Dottor siamo. Mastrani.